ora te lo ricordo. Paolo Uniti, presupposti io mi auguro che ce ne siano, ce n'erano sino a stamani. Nella conferenza stampa ho ribadito che noi abbiamo incontrato delle persone, dei cittadini, chi ci governa, molto comprensivo, che si avvicinava molto a quelle che erano e sono le nostre esigenze. Se poi si vuole mascherare qualche piccolo difetto di procedura anche nel decreto stesso, che ci mette molto in difficoltà, perché quando si parla di chiarezza, di trasparenza sui nostri impianti, c'è tutto di chiarezza e tutto di trasparenza. Citavo l'esempio sciocco: non siamo delle frutterie con lo zero, con la zampetta sotto che si trasforma in nove. I nostri prezzi sono chiari e lampanti. Se si vuole applicare fondamentalmente un ulteriore prezzo che prima era medio nazionale, poi è diventato medio regionale e oggi ci viene proposto l'abbattimento delle sanzioni per un cartello, a mio giudizio, che genererà sempre più confusione, e questo diventa un grosso problema, dobbiamo pagare l'ennesimo balzello per una semplice dimenticanza, perché quel cartello non andrà mai ad influire sul prezzo alla pompa. Va considerato che il prezzo alla pompa non lo fa il gestore, lo fa la compagnia petrolifera o il proprietario del decreto, se è un privato, la cosiddetta pompa bianca.